può una cosa rotta diventare più bella di prima. Con la mia seconda volta, il marchigiano Simone Riccioni ritorna nella città della fortuna con l'anteprima del suo nuovo film previsto venerdì 22 marzo alle ore 20:30 a Luci Cinema. Il film ispirato a una storia vera è in uscita in tutta Italia e incentrato sulle conseguenze. Uno spunto di riflessione lasciato ai ragazzi e agli adulti che non intende fare moralismi né lanciare insegnamenti a tutti i costi. Un quadro il più possibile oggettivo che ogni spettatore potrà guardare per formarsi una propria idea. E dunque La mia seconda volta, da come ci racconta Riccioni, è un film sulla vita, sui giochi, sull'imprevedibilità di ogni giorno, sulla consapevolezza che anche volendo spesso non si può ritornare indietro, che la vita è una scelta e ogni scelta porta una conseguenza, una gioia o un dolore da accettare anche quando non ci piace, perché da qui che può nascere una bellezza ancora più grande. Non dobbiamo cancellare il nostro passato. Anche quando è doloroso, dobbiamo passare oltre, portandolo con noi, perché è questo che ci rende unici e bellissimi. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. Nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. Insieme all'attore e produttore del film sarà presente in sala prima della proiezione anche la fanese Giorgia Benusiglio, ragazza a cui è ispirata la storia vera tratta dal film. Riccione, reduce anche dal grande successo della fiction Rai Che Dio ci aiuti, aveva già emozionato i tanti fanesi con la proiezione del suo tiro libero registrando il sold out. E da loro può nascere una bellezza ancora più grande.